La LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, celebra 95 anni di attività. Un cammino lungo quasi un secolo che ha sempre sostenuto e diffuso la cultura della prevenzione come stile di vita, strumento fondamentale per combattere un male che negli ultimi anni colpisce quasi 1000 persone al giorno, ma che sempre più può e deve essere sconfitto. Ognuno di noi ha in mano la possibilità di non ammalarsi di cancro o, se si dovesse ammalare di cancro, di guarire da questa malattia attraverso la prevenzione. Prevenzione primaria, cioè i corretti stili di vita, la lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale, professionale, la regolare attività fisica, e prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce dei tumori, soprattutto dei big killers, che sono rappresentati dal tumore alla mammella e al colon retto e al polmone della donna, e per l'uomo, per il maschio, e dai tumori del polmone, della prostata e del colon retto. E faremo salire così la guaribilità dal 62 all'80% dei casi. Tra le iniziative di prevenzione organizzate per il 2017, la LILT promuove due nuove campagne, dedicate al tumore della pelle e alla diagnosi precoce del cancro al testicolo e alla prostata. Il nostro ventaglio di azioni non si limita soltanto alla Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, che si terrà prossimamente a partire dal 17 di marzo, per una settimana intera rivolta soprattutto alla corretta alimentazione. E poi abbiamo la Giornata Mondiale Senza Tabacco, e poi avremo la giornata, una innovazione, la giornata dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei, quindi a livello dermatologico, il mese rosa, nei confronti non soltanto di una campagna di sensibilizzazione nei confronti del tumore al seno, ma anche dell'importanza di effettuare, di proteggere le nostre ragazze con l'HPV, senza trascurare però l'aspetto scientifico, puramente scientifico, di ricerca.